insieme, perché secondo me possono essere molto interessanti e motivo anche di spunto. Grazie. Buonasera a tutti, vi ringrazio che siete venuti qui. La mia testimonianza, come diceva Vincenzo, per me la Caritas è famiglia. Già dalla prima volta che sono entrato mi sono sentito a casa, un luogo molto familiare, accogliente, con persone speciali come la direttrice, come Vincenzo, come Rosa anche, che sta immensa. In quest'anno del servizio civile ho svolto tantissime cose belle, tra la quale sono stato anche in mensa, dove siamo stati adesso a mangiare. E la cosa più bella della mensa che mi è rimasta impressa per me è quando viene il povero, il bisognoso, che tu gli dai un pasto caldo, una bottiglia d'acqua, che per te non è niente, ma per loro è come avere dato il mondo. E per me non è solo dare, è anche un ricevere. Ricevere quel sorriso, quello sguardo, è una cosa bellissima, è una cosa veramente molto bella, che a me è rimasta impresso. Poi oltre al servizio in mensa abbiamo anche un negozietto noi chiamato il Cherè, proprio come dice anche la parola oggi, l'angelo, dove noi diamo anche scarpe, vestiti, come adesso ha fatto la nostra direttrice. E poi abbiamo l'ufficio dove fissiamo appuntamenti e facciamo gli ascolti, diamo appuntamenti e aiutiamo persone. Per me questa esperienza a me ha cambiato molto. Foi Maria quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre a por ti. Sempre por ti, por mim. Não posso calar, não posso. Saluto con un grande abbraccio e vi ringrazio per questo pensiero che avete avuto. Voi sapete che in cammino con noi c'è Maria, la nostra mamma celeste. E Maria in seminario ci abita ogni giorno, ogni notte, ed è l'amica, la sorella più fidata di ogni giovane che entra, attraversa e vive in seminario. Beati voi, ragazzi, che avete Maria giorno e notte, che vi protegge, vi accompagna, vi guida e vi sostiene. E stasera vi ringrazio perché avete voluto portare Maria a casa del Vescovo. Quindi la mamma è anche madre non solo vostra, ma anche mia, e in me è madre di tutta quanta la famiglia della città di Foggia e della nostra diocesi. E allora Maria va sempre in ogni casa. Oggi abbiamo vissuto un momento anche doloroso della nostra città per la morte così drammatica di un giovane come voi, di 24 anni. E abbiamo celebrato da poco i funerali in cattedrale. La parola bella è stata questa: avvicinandomi alla mamma di Giampaolo, così è il nome di questo ragazzo, la mamma mi ha detto: ogni giorno da sempre ho affidato Giampaolo, mio figlio, alla Madonna. Oggi sono sicuro che la Madonna ce l'ha tra le sue braccia di madre. È stato questo il messaggio bello di un momento di dolore, di un funerale, per dirvi che voi siete gli innamorati di Maria, perché Maria è innamorata di tutti i giovani, di tutte le persone più piccole e indifese della terra. Allora Maria, portatela sempre con voi, portatela a casa vostra.
questo luogo dove vi siete fermati è la casa di tutti coloro, che vivono in città. La città è fatta da voi, dalle vostre famiglie, dalle vostre abitazioni. Ricordate, entrando, bussando il campanello delle vostre case, allora vi troverete sempre insieme a Maria. E non lasciatela sola in casa vostra, ma abbracciatela con la parola, soprattutto nutritevi del suo pensiero e sappiate che l'angelo che ha detto a Maria: tu sei la mamma di Gesù, dice a voi, a tutti noi: non ti preoccupare, Gesù è veramente con te. E allora un applauso alla madre che viene sempre in ogni luogo della nostra vita, ma soprattutto a Maria, la madre di ogni famiglia e soprattutto, dico, di ogni giovane che ha il cuore bello ed entusiasta, che ha gli occhi limpidi e ha il coraggio di camminare, sapendo che Maria ci precede, Maria ci segue, Maria ci è accanto. Con Maria possiamo veramente fare grandi meraviglie. Siate la luce che Maria non spegne mai nella vostra vita. Facciamo un applauso alla Madonna. Procura de ti, parte a descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de um Deus que é para ser.